molto diversi gli obiettivi di Martin Siguro e Renato Curi Angolana, con la squadra di Fabio ormai staccata in classifica a soli 4 punti, che deve far crescere i suoi tantissimi giovani. L'Angolana di De Eugenio a caccia invece di punti fondamentali per non essere risucchiata nella lotta play out. Inizia forte la squadra ospite con due colpi di testa d'azione di calcio d'angolo. Prima Pompei, poi Gianmarino vedono dinanzi uno strepitoso Cannella. Al 14esimo è l'ex di turno Jonathan Nepa che torna al Tommolini, andare lontano dal bersaglio grosso, occasionissima al 21esimo per il Martin Siguro. Grande sciabolata di Ciuti a pescare Dolegoschi, non troppo abituato ad agire in quella zona del campo. Ancora Martin Siguro pericoloso, di Felice per Pizzi, chiude tutto da Alonso. Si sveglia la Renato Curi dopo la mezz'ora con due belle giocate di Ndiaye, che sfiora soltanto la porta di Cannella. Si fa vedere al 40esimo anche Pompei, esterno della rete per lui. La Renato Curi forza i tempi, vuole un gol prima del 45esimo. Strepitosa risposta ancora di Cannella su Ndiaye. Al 43esimo Besim Maloku si mette in proprio, fa tutto da solo, grande discesa del terzino sinistro e palla nel sacco, bellissimo il gol di Maloku che porta in vantaggio l'Angolana. Non ci sta il Martin Siguro con Ciutin, uno dei migliori dei suoi, ottima incursione, palla che finisce poi sui piedi di Pizzi che è stanco, sciupa tutto. Inizia la ripresa ed è una Renato Curi molto più convinta e decisa. Prima Di Giovanni chiama la risposta Cannella, poi lo stesso centrocampista fa partire questo sinistro Beffardo che Cannella non riesce a trattenere. Raddoppio Renato Curi Angolana. Adesso è tutto più facile per la squadra di De Eugenio che grazie a un bello slalom di Pompei perviene alla rete del 3-0 per opera del centrale difensivo Labi. Dopo l'assist il classe 2000 Pompei vuole il gol personale. Sulla sua strada il solito Cannella. Encomiabile lo spirito dei padroni di casa, qui ci prova in mezza rovesciata di Felice, attento Abate, ma il finale tutto di marca ospite, Paolo Clamoroso di Maloku vicino alla doppietta, poi ancora Maloku sulla sinistra raccoglie Natale per D'Alonso, altro palo clamoroso vicino alla Renato Curi alla quarta marcatura anche con l'altro neo entrato Ruggeri sulla sua strada, nemmeno a dirlo Cannella. Finisce così, tre punti preziosissimi per la squadra di De Eugenio. Andiamoci a sentire ora i due tecnici. Sì, dai, questi ragazzi cominciano a chiederci un po' di più. Mi dispiace tanto che non si riesce a fare il risultato, che però se continui a commettere gli errori è indubbiamente sempre più difficile. Però lo meriterebbero per quello che danno in campo. Oggi, primo tempo, abbiamo avuto due o tre palle gol per passare in vantaggio. E dai, stanno crescendo, che è quello che vogliamo. Il nostro obiettivo non è quello sicuramente di guardare la classifica, ma più che altro quello che mi interessa a me è cercare di riuscire a fare qualche risultato per loro, perché per quello che danno se lo meritano in mezzo al campo. Sì, il primo tempo eravamo contratti, nervosi, chiaramente era una partita importante per noi, soprattutto i tre punti. Infatti il primo tempo non abbiamo fatto bene, dopo sbloccata la partita insomma è andato un po' tutto meglio. Sono contento per la partita, dopo il secondo tempo bene.